Passepartout di questa settimana è un piccolo libricino che ho trovato su una bancarella. È un'edizione non troppo recente dell'Elogio della follia di Erasmo da Rotterdam. Perché ho scelto questo libricino, di cui la prima edizione forse è quasi di mezzo millennio fa? Perché lo scrisse Erasmo in un suo viaggio da Roma verso l'Inghilterra a cavallo, quando andava a trovare il suo amico Tommaso Moro. Ed è un libricino faceto e leggero, però profondamente significante e significativo. Ma noi andremo a fare un altro viaggio di Erasmo, non quello verso l'Inghilterra, quello sostanziale della sua vita, fra Rotterdam e Basilea. Quando Erasmo arriva a Roma e riferisce, no, le sue esperienze, Erasmo che è veramente un sommo letterato e sa veramente che cos'è la letteratura e la filosofia, va nella cappella papale, una volta lo racconta nel suo libro Il Ciceronianus, e a sentire una orazione di un umanista della corte papale. E questo umanista, di cui non dice il nome, dà un grande sfoggio di erudizione, di sapienza letteraria, ed Erasmo dice, c'è un solo punto, che non si capisce di cosa sta parlando. Cioè l'umanista è colui che, dominando la grande vastità del sapere letterario, non ha niente da dire. Non sa nulla in realtà. Siamo a Rotterdam e quello è l'Erasmusbrug, ponte di Erasmo, perché curiosamente da queste parti, qui vicino, è nato Erasmo e il fiume dietro a me è la risultanza dell'incrocio fra la Mosa e il braccio sinistro del Reno e determina un territorio incredibile che va fino a Basilea e all'interno del quale forse la follia dell'Europa del Nord è nata. La città ha pochissime tracce del suo passato. Purtroppo nel 1940, per dare una dimostrazione agli olandesi della sua volontà ferrea, Adolfo Hitler la fece bruciare integralmente. Ma il suo passato rimane nell'anima della gente, nelle chiatte che da qui risalgono fino a Basilea, nei libri e nell'opera degli artisti. La coda per la mostra di Bosch è lunga e appassionata e la gente viene richiamata come una volta si richiamava la gente al circo. Oite, oite, venite a vedere la donna nuda pelosa, le due streghe che bollano, gli angeli ribelli, l'unicorno in paradiso, il mostro con l'elmo a calamaio, il drago kamikaze, il diavolo forno, l'uomo albero. La parte più curiosa di questa mostra è una enorme collezione di piccole spille di metallo che si portava nel Medioevo sulle vesti e che significavano le appartenenze o a degli ordini o comunque a delle congreghe. Queste spille sono tutte matrici di idee che nei dipinti di Bosch si trasformano in oggetti con una realtà diversa. E per capirci di più andremo a fare un percorso all'interno delle opere. La pala sinistra della creazione che attualmente è al Prado. Il bosco è magico ed è raffigurato come una curiosa anticipazione della teoria evoluzionistica, dove il girino diventa terrestre. L'elefante passeggia ovviamente con la sua scimmia guida, mentre il leone compie il suo rito, come il gatto compie il suo. E gli animali fantastici sono fra di loro a colloquio come in un fumetto. E in mezzo l'oggetto super gotico, la fontana della vita, con una civetta. In un manto sempre gotico dello stesso colore della fontana,
Christus, Adamo ed Eva, lei ordinata e pudica come in un quadro di Lucas Cranach. Altro quadro, forse più facilmente comprensibile e unito, con un Sant'Antonio ieratico. Il capolavoro, il giudizio universale. Il Cristo classico in mandorla diventa qui un Cristo in bolla, ma direttamente sotto un banale cumulo di strumenti da cucina, una brocca, un imbuto e un'improbabile macina uomini, chissà cosa succede se l'uccello dalle ali di insetto vi introduce nel foro nero. La fiaba nordica fa paura, ma l'atmosfera rimane domestica. La cornamusa si accompagna all'arpa e ad un enorme liuto e va a costituire una tenda che è nello stesso tempo una lanterna, all'interno della quale il vescovo è nudo e tentato da una meretrice vecchiaccia. Il coltello da cucina apre in due la cozza, ma taglia pure in due il corpo di una donna e due signori guardano tranquilli, anche se uno dei due ha una freccia nel ventre nudo, ma sembra contento lo stesso. La sinistra del dipinto è paradisiaca e vi si vive goduti appesi ai fiori. La musica è angelica e nella bacca gelatinosa si campa con dolcezza. Il vero inferno è a destra ed è la guerra. L'incendio come quello di Rotterdam nel 40, mezzo millennio prima. L'assedio dei soldati Rana alla torre con il casco di ferro grigio, anche quello in anticipo di 500 anni. L'accumulo è totale e sembra provenire dal profondo di un inconscio dove si mescola agli incubi più incredibili. Ma l'ironia vince su tutto e rende il tutto assolutamente digeribile. Dun, 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 dun. Posch non è un direttore di circo, ma un raffinato intellettuale che tenta di riassumere tutta la fiamma della fine del Medioevo, quando ormai non fa più paura, ma genera nuove fantasie. Si chiama in realtà Jeroen van Aachen perché è originario di Aquisgrana, la città dell'imperatore Carlo Magno, il cuore di quel mondo della cultura della riva sinistra del Reno, e trasforma il suo nome in Bos in onore del luogo natale che è Hertogenbos, il bosco del duca di Brabante. E questo oggetto davanti a me spiega molto, perché è già un oggetto di fantasia totale, è un bambino con un triciclo che proviene proprio dal Duomo di Hertogenbos. Opera emulata, dove gli gnomi e i folletti sono quelli di Bos. Il diavolo sta accanto alla civetta e una fila di soldati e di contadini si avvicina alle fattucchiere che con vari strumenti, coltelli affilatissimi, gli aprono il cervello per estrarre la pietra della follia. L'unico erede italiano di questa cultura è Iacovitti. L'estrazione della pietra della follia è un tema che non tocca solo Bos, ma tocca tutti i suoi seguaci e nell'insieme tutta la cultura figurativa di quegli anni. Verrà replicata centinaia e centinaia di esemplari nelle incisioni. Vi appaiono di nuovo i temi del fantastico, le immagini del quotidiano trasformate in immagine dell'immaginario. Ma che cos'è in fondo l'estrazione della pietra della follia, se non la cancellazione della pietra filosofale, quel percorso iniziatico degli intellettuali e dei ricercatori alchemici del 300 e del 400, che i tempi nuovi non vogliono più seguire, perché i tempi nuovi non credono quasi più in nulla e aspettano la grande riforma che farà Martin Lutero. La torre è l'emblema massimo della follia. Si lavora, si fatica e alla fine non si arriva da nessuna parte. E in lontananza si intravede il delta del grande fiume. Sono renani sia l'orizzonte che le nuvole. E Jeroen Bos avrà decine e decine di seguaci, fra cui il più importante sicuramente è un suo conterraneo, sempre un uomo del Brabante, Pieter Bruegel.
fantasie oggi vietate per noi, pestare con un liuto un sedere nudo. L'uomo albero come scarpe ha delle barche, tiene in testa un cappello con una brocca, dalla quale ovviamente escono altri omini sulla scala. Il suo corpo ormai esploso contiene altri omini che stanno intorno al tavolo a chiacchierare. E in fondo il paesaggio lontano, sempre dei Paesi Bassi, con le grandi cattedrali gotiche. Ed eccoci qua, dall'altro capo del Reno, oltre non si può navigare, siamo a Basilea e da qui parte l'autostrada storica marittima più importante d'Europa, perché si veniva in su con la vela e si tornava in giù con l'onda. E sulla riva sinistra si diparte un territorio infinito fino al mare ed è lì che i Romani e i Latini impiantarono la loro cultura. Capo a un territorio enorme che andava una volta fino alla foce del fiume, mille anni fa, e si chiamava Lorena. E oggi l'Alsazia, il Lussemburgo, fu il Brabante e sono i Paesi Bassi. Un territorio che conoscete benissimo perché contiene le due città amministrative d'Europa, Bruxelles e Strasburgo. E qui arte, follie e bizzarrie sono sempre convissute. Dalla scapigliatura al futurismo. Sullo sfondo di una Milano non ancora da bere, il romanticismo che si traveste in modernità, con l'ultimo percorso del luminismo lombardo. Dalle candele decadenti e bohemien degli scapigliati all'elettricità dinamica ed ostentata dei futuristi. A Milano fino al 17 febbraio 2002. Edouard Munch, Lio e gli altri. Il passaggio a nord-est dell'espressionismo attraverso una rassegna di ritratti e autoritratti di colui che per primo ha esplorato in pittura le lezioni psicologiche del dottor Freud, ponendosi come l'occhio visivo tra Ibsen e Kierkegaard. A Verona fino al 6 gennaio. Anselm Kiefer, l'anima nera della memoria collettiva germanica nelle opere più dark del momento, da parte del più significativo e controverso artista tedesco contemporaneo. Non necessariamente la Germania così com'è, ma come molti vorrebbero che fosse. A Basilea fino al 17 febbraio. Strana storia quella della pittura. Tutti i popoli del mondo praticano le arti visive, ma né i persiani antichi, né i cinesi, né forse neanche i greci si sono dati a questo mestiere bizzarro che è il lavoro sulla materia colorata che noi chiamiamo pittura. Quell'impasto strano che si trova nelle Nature morte di Morandi e nei quadri di Picasso è lo stesso che si trova sulle pareti di Pompei ed è ancora lo stesso che si trova sui Fayum romani in Egitto. Sembra un virus latino lasciato dagli antichi romani ovunque siano passati a dominare o a amministrare. E questo virus ha contaminato i barbari e i germani, soprattutto quelli, ovviamente, della riva sinistra del Reno. Vi voglio parlare di un pittore di cui sicuramente non avete mai sentito parlare, Konrad Witz, morto a Basilea nella prima metà del 400. È un coetaneo di Piero della Francesca, è sicuramente più rozzo di lui, ma contiene una propria metafisica che si sviluppa in spazi altrettanto astratti. Ed è in un qualche modo il vero nonno di Arnold Böcklin e quindi di De Chirico. Bizzarri cavalieri usciti da racconti misteriosi con armature high-tech e mani perfettamente realistiche.
I suoi seguaci dipingono quadri che sembrano fiabe della nostra infanzia, fatti ieri mattina, e sono invece dipinti religiosi che hanno più di 500 anni. Il mondo dei cavalieri alla ricerca del Graal o della Dama era in realtà un mondo alla ricerca della propria libertà. Perché appartengono questi artisti a un mondo così lontano dal nostro, ma altrettanto importante, pieno di fantasticherie, dove la Madonna e Dio Padre sembrano i monarchi di un incerto oriente nordico. E dove il re persiano, in un attacco di follia, si traveste a sua volta da Dio Padre, in un'edicola assolutamente similare a quelle rappresentate da Bosch nel Paradiso Terrestre, solo che qui sembra quasi una giostra, dove la morte è onnipresente e bonaria. Come in un racconto gotico, lo si vede in questo piccolo quadretto a tempera di Hans Baldur Green. Anche loro sul Reno, con occhialini e compasso, come i nostri del Rinascimento. Prototipi di una borghesia già immersa in questi dipinti di Hans Holbein il Giovane, come l'avvocato esordiente, il sindaco di Basilea e sua moglie, dove il sindaco sembra in realtà il vero antenato di Gérard Depardieu. Con il prototipo del grande intellettuale moderno, il nostro Erasmo da giovane e di fronte in un piccolo dipinto tondo da vecchio. E poi c'è chi osa dire che non è lui il Voltaire del Cinquecento. Stessa faccia, stessa passione per la Svizzera. Il Medioevo del Nord si conclude non come in Italia con l'elegante evoluzione del Rinascimento, ma con la trasformazione radicale del mondo sociale, con la sanzione del pensiero dell'individuo. La borghesia che si affermava nella miriade di città libere stava pure generando una nuova forma di intellettuale, non assoggettata alla volontà del principe, ma solo ai voleri dei propri principi. L'umanista nordico, proprio come il borghese, è un uomo concreto, e quell'umanista è l'antenato di Kant, di Hegel, di Marx e di Nietzsche. Certo, la loro città non è proprio ideale come quella dell'Aurana, in cambio è molto popolata. Ma è un mondo che sta per finire, perché fra poco arriverà la grande iconoclastia della Riforma e dalla pittura si passerà alla musica degli organi Silbermann. Ecco qua un esempio che arriva dal mondo a destra del Reno, dalla Sassonia, dove nasce Martin Lutero e dove pure vive il suo protettore Federico il Principe Elettore. A noi potrà sembrare strano, ma erano proprio i tedeschi del Sacro Romano Impero a sentirsi gli eredi reali della tradizione romana, così come i loro lontani cugini francesi, discendenti dall'altro ramo di Carlo Magno, si sentivano i veri difensori della cristianità. Per tutti e due, Roma era l'origine della civiltà, ma non di meno faticavano a riconoscere al papato una supremazia. E i lunghi concili di Costanza prima e di Basilea proprio poi non erano serviti a risolvere la questione della supremazia papale sul potere politico. La contestazione continuava a farsi sentire. Lutero giovane, quando si toglie la tonaca e prende moglie, in una serie di piccoli straordinari dipinti di Cranach, dove la pittura diventa razionale, cerebrale e affermativa.
prima di scomparire questo mondo che è contemporaneamente gotico, realista e modernissimo, ci lascia dei capolavori, come il Cristo morto di Hans Holbein il Giovane. E la patologia mistica di Matthias Grünewald. E siamo nel 1515, gli anni delle stanze di Raffaello e del ritorno di Michelangelo a Firenze. E il permanere del gotico con i suoi curiosi misteri atavici non è un attardamento stilistico, è un'autentica dichiarazione di autonomia. E adesso vi porto a vedere il suo capolavoro, quello che reputo essere uno dei 10 eventi pittorici più importanti dell'umanità. È la pala del monastero degli Antoniani di Isenheim, dipinta da Matthias Grünewald nel 1515 ed è in un qualche modo la versione transalpina di quella che a Roma è la Cappella Sistina oppure le stanze del Vaticano. Ma mentre a Roma, tutto sommato, sono opere ad uso interno del Palazzo del Potere, questa è un'opera di catarsi didattica. Serve a spiegare i misteri ai monaci e al popolo. E si articola come un pieghevole liturgico, come si può capire da questo modellino, con la crocefissione in primo piano e presente ovviamente Sant'Antonio con un diavoletto tentatore che spacca il vetro per entrare nella sua stanza. Poi si apre sull'Annunciazione, la Natività e la Risurrezione. Si apre ancora una volta su Dio Padre in centro e dai due lati le tentazioni di Sant'Antonio. Mi è sempre fortemente colpito l'indice pedagogico di Giovanni Battista. La posizione a riccio tardo gotico di Maria Maddalena e della Madonna sorretta come in un passo di tango. Ma mi colpisce ancora di più l'incredibile realismo della parte superiore della croce, rappresentata con un modo di vedere il quotidiano che apparirà solo molto più tardi nel resto della pittura europea. Questo realismo nordico ha un'inspiegabile relazione con un dipinto di 50 anni prima, la Crocefissione di Antonello da Messina, dove i due ladroni sono crocefissi su degli alberi e non su delle croci, e dove il movimento a riccio gotico è identico a quello che ritroviamo qua. Antonello è un altro che sceglie la strada dell'evoluzione realistica pittorica, non volendo uscire dal gusto gotico. Rimane la narrazione fantastica, quella che si vede nei soldati caduti sotto la tomba di Cristo risorto, e rimane il fantastico vero e proprio, quello della natura e del paesaggio, con Sant'Antonio a colloquio, e rimane la follia vera e propria, quella delle tentazioni di Sant'Antonio, con dei diavoli che escono dal lontano passato come potrebbero sembrare uscire dal profondo inconscio.
così come rimane caratteristica permanente la attenzione quasi maniacale alla realtà. Lo vedete per esempio nei dettagli dei cuoi di questa pietra tombale del 300, come erano già avanzati nella loro descrizione perfetta della morbidezza dei materiali e della durezza dei ferri. Ma come nasce questo Matthias Grünewald e il suo genio? Nasce dall'incrocio forse di due componenti, quella territoriale sicura legata alla follia della riva sinistra del Reno e quella che gli spiega un grande maestro qui di Colmar, che è Martin Schongauer. Martin Schongauer è un contemporaneo di Botticelli, ha anche delle curiose analogie, però è l'uomo che deciderà di portare la pittura nella modernità senza uscire dal gotico. E Albrecht Dürer, il grandissimo, quando deciderà il suo viaggio di formazione, prima di andare in Italia, verrà proprio qua a Colmar, dai figli di Schongauer, per imparare l'idea di una modernità diversa e la grande qualità dell'incisione. Albrecht Dürer, che nella lontanissima Norimberga si stava preparando alla conversione protestante, aveva imparato dai cattolici antoniani di Colmar i misteri delle tentazioni di Sant'Antonio, quei misteri di Schongauer, i misteri di Grünewald. E quando con l'illuminismo del Settecento la pittura riacquista la sua legittimazione, la fantasia torna al potere, sempre sulla riva sinistra del Reno, prima con Füssli e poi l'altro svizzero Arnold Böcklin, sempre di Basilea. E infine con Max Ernst, nato a Bühl, vicino a Colonia, sempre sulla riva sinistra del Reno. Salto di palo in frasca, ma è solo per tornare all'elogio della follia di Erasmo. In posti come questo si produceva la droga necessaria alla follia del Reno. Un vino bianco dal color giallo oro, che è il vero oro del Reno, non quello che credeva Wagner nella sua tetralogia. Le colline producevano un nettare preziosissimo che rese la città ricca e veniva portato per nave su fino a Basilea e giù fino a Rotterdam.